Ciao my bro, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale, bentornati qui sempre a trovare dei mazzi stupefacenti e agghiaccianti da poter usufruire all'interno di questo meta. Oggi utilizziamo un bel discard, scartiamo delle belle cartine e proviamo a fare papille. In questo discard utilizziamo Queen Jet, utilizziamo il Collector, utilizziamo Ricate, sono tre carte che non sono all'interno del discard puro, grazie al cazzo ovviamente, però con l'aggiunta di Corvus, carta secondo me molto forte, molto simile ad Electro per il suo effetto, secondo me quel più uno di energia ci può tornare veramente molto comodo, capite? Ora lo andiamo a utilizzare, ovviamente io non mi privo di mettere Miek in questo mazzo perché sapete, mi piace giocare Miek all'interno di questo mazzo, ho utilizzato il 22, il 22, sorry, dovrei degnarmi di dare dei nomi a questi mazzi, ma è un po' per pigrizia che non lo faccio, sai, non per altro. Ora so che molti si chiederanno, ma secondo te, Cap, ma sto Corvo è veramente utile all'interno di Marvel Snap? Vi faccio una domanda io a voi. Secondo voi? Cioè, una carta che di per sé, per il tuo engine, discarta due carte e ti dà anche un primo di energia? Capito? Che volete di più, ragazzi? Cioè, nel senso, capito? Che cazzo cercate di più in un discard, in una mossa discard se non questo? Va bene. Grazie. Posso dire grazie, Scorpion. Bello Campielisi, sai? Molto bello Campielisi. Ora, giochiamo Dracula, giochiamo Miek, no? E il corvo me lo tengo. Ok, armor, va bene, ci sta, voglio. Ci sto. In uno degli altri campi si trasforma. Bene, ci sta. Campi Elisi, perfetto. Quindi Dracula ci va sul campo Elisi di destra e ci abbiamo delle belle carte da poter utilizzare. Ora, il corvo. Lo utilizziamo o skippiamo? Perché teoricamente non abbiamo niente di che da poter usufruire. Io skipperei, sapete? Skipperei anche perché possiamo. Cosmo. Ok, meno male che ho skippato. Meno male che ho skippato, raga. Meno male che ho skippato. E Cosmo è un problema, sai. Bello, Apocalisse. Ok, perfetto. Ora, quello che andrei a fare io. Quello che andrei a fare io è la seguente mossa. Modok. E Corvus qui. Ma anche Lady Sif, cioè, nel senso, io snapperei anche, ma vuoi che non mi può splittare Cosmo? Non mi può splittare Cosmo in nessuna ragione. Arcana, mai. Mai. Allora, l'unica carta che possiamo pescare per scartare di nuovo è Blade. Vediamo. Vediamo come si mette la situa. Ok. Perfetto. Ora, 12. Con calma, Corvus. Ma sapete che io ho ricordi. Bello però. No, stavo per dire, giocavo prima Lady Sif, capito? Per una questione che mi prendeva Apocalisse più volte, capito? Però intanto, guarda qua. Madre. Madre, frate. Ma di che stiamo parlando? Ma che è sto discard? Anche. Dici tu, anche Blade. Sto punto, frate. Cioè, io non dico. Ma è perfetto. No, è perfetto, raga. È la partita perfetta. Cioè, abbiamo utilizzato tutte le carte del discard. Cioè, tranne Quinjet, Collector e Ricari, capito? Tutte le carte del discard, frate. Game perfetto, cazzo. Ma vabbè, c'è stato il doppio Campielisi di mezzo. Ok, c'è stato il doppio Campielisi di mezzo che però ci ha permesso di fare boh, cose. Quello era un alto evo, sicuramente con Abominio, comunque, con quella roba lì, capito? Niente di cui preoccuparsi, comunque. Ora, bello, 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 bello. Cioè, anche questo è molto bello, sai? Anche questo. Mi interessa Quinjet di turno 1? Adesso? Vabbè, io intanto lo gioco con calma. Io intanto giocherei Quinjet, giocherei Morbius il secondo turno, magari anche proprio sull'ambasciata del Wakanda. Ma è troppo forte fare Blade adesso sugli Swarm. Troppo forte. Troppo forte. No, vabbè, Morbius lo posso giocare anche il turno 3, sai?
Con calma, vediamo. Ok. Miek intanto si baffa, fa le sue faccende. Fortunatamente non è un destro contro, perché se no non potevamo salutare Blade, Winjet e Miek. Va bene, molto bene questa cosa. X-Mansion, guarda tu. E fratello con l'Hector. No, perché con l'Hector? Morbius. Morbius lo gioco su Quinjet, metti che c'è una rogue. Non penso che mi faccia Enchantress su Zabu così de botto. Dici, me lo può fare giustamente il turno 6? Ovviamente, sì. Basta. Ora. Gladiator. No, Apocalisse no, frate. Apocalisse no. Ebbene. Tentiamo di fare cose. Bello Spectrum, bello Black Cat. Ok, tentiamo di fare le nostre faccende anche senza Apocalisse, anche se Apocalisse. Quante volte sto dicendo Apocalisse non lo so. Possiamo giocare con l'Hector? Una voglia, lo giocherei qui, sai. Giocherei qui e faremo Doc a sinistra. E poi fare 4 Swarm di rimanenti. Ok, va bene. Bella questa cosa. Anche Ligarian, frate, pazzo sgravato. Qui, boh. Qui, boh. Sperando che Miek... Oddio, ma io posso fare così? Così che Miek si sposta. Ok, per ogni carta scartata. Ok, scartiamo 3 carte, voglio. Sì, ci sto. La voglio che ci sto. Non peschiamo nulla però, così facendo. Vabbè, proviamo lo stesso, dai. Proviamo lo stesso. Senza la control sto coso. Senza la control. Cioè, non gli ho giocato gli swarm. Bello. Non ho giocato gli swarm perché secondo me mi possono servire adesso che non c'ho coso e Apocalisse settato, capito? Cioè, tu metti intanto, fai così e sei già pronto. Però ovviamente non vogliamo questo, vogliamo tenere uno spaziettino per chi? Dove puntiamo? Ce l'avrà Enchantress, dai. Ce l'avrà Enchantress. Ah, beh, si ritira. Oh, comunque clean sto Discord, raga, ma come gira? Cioè, cosa da pazzi, veramente. Senza anche il corvo, va bene. Senza anche il corvo. Sta partita non l'abbiamo usato, ci rifaremo adesso. Però, bei game stanno uscendo con sto mazzo. Bello, non me l'aspettavo, sai. Non me l'aspettavo, cazzo. Oh, frate, ma quanto è bello. Quanto è bello quando in un mazzo, no, inizi il game e ci sono tutte queste belle cartine a costo 1. Quanto è bello. Cosmocremesi non ci interessa. Può essere un destroy, ragazzo. Ma sai che forse sì, può essere un destroy. Ok. Elicare lo potremmo fare. Metti che ci dà Morbius adesso da giocare. No, che sta a dire? Ugualmente non posso giocarlo. Bello. Molto bello questo, eh. Molto bello questo. Facciamo. Facciamo Miek e facciamo Blade. Vamo. Ok. Collector, va bene. Beh, sarà un deck simile, sta approvando anche lui il corvo, dai. Stark Tower mi intriga. Vabbè. Bello. Molto bello questo, eh. Molto, molto bello quello che sto vedendo. Molto bello quello che sto vedendo. Prendo... Cioè, Miek non può volare su Cosmo Cremesi, vero? Sai che non lo so? Fatemi sapere cosa ne pensate voi su questa situazione qui. Perché Cosmo Cremesi mi sembra che... non può volare. E costo 1, no? Oppure lo scopriamo adesso. X... Mi rimangio tutto quello che ho detto. Ok. Ora. Ma sapete io che cosa farei? Sapete cosa farei? È brutto, va? È brutto? E se ci pensi lui non ha cose da fare. Altrimenti, cioè, togli Loki. Perché Loki penso che non me lo faccia. Ma non penso me lo fa adesso, sai?
Poi io intanto mi pesco anche la cartina. Bello, 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 bello. Bello così. Già una location ce la siamo bella che portata a casa. Altra location ci abbiamo Moralisse. E che cazzo. E snap gli sto gran. No. Rispetto. Ma gli ho snappato? Ah no, gli ho snappato anche. Allora, io Dracula lo gioco. Io Dracula lo gioco per essere... Anche se Lady Sif... Lady Sif più Absorbing Man, frate. E dai, sfruttiamolo. Sfruttiamolo, frate. Sfruttiamo ste cazze di carte delle carrier. Poi perdo miseramente e bestemmio adesso, guarda. Guarda come perdo. Ok. Frate, quanto ammonta sto Apocalisse? Ma quanto ammonti? Frate, fermati. Un cazzo di macchina da guerra, sto gran figlio di puttana. Preso Miss Marvel, ok. Con calma. Con calma che ha preso la Miss Marvel. Non ti puoi spostare, stai calmo tu. Stai calmo e stai lì. Che mi rovini tutta la festa. E frate, c'ho più io, questo sì. Questo è sicuro. Ma io con Apocalisse e con un eventuale colosso qui. O magari meglio. Ma meglio fare Apocalisse qui. Meglio. Perché io mi aspetto una Miss Marvel qui, dai. Non lo so. Non ne ho idea. Lui qui. No, no, la Miss Marvel non la può fare lui. Scherzavo. La può fare qui. La può fare qui la Miss. Ah, la può fare qui. E qui potrebbe giocare Shang. Easy, frate. Easy predict, cazzo. Bello. Bella partita. Veramente una bella partita. Bello. E anche questo è il bello di Snap, frate. Cioè, devi cercare di predictare la mossa dell'avversario, capito? Perché, cioè, era uno Snap, capito? In questa situazione io avevo Profix, allora lascia stare che io... sono andato avanti. Ma io avevo già una location vinta. Io mi dovevo aspettare uno Shang o un qualcosa... E potevo ribaltare la sorte, capito? Sono piccole cose, frate, che ti fanno veramente tanto all'interno del game. Cioè, non so se vi siete resi conto di che finaccia ha fatto quel tizio. Hai capito? Con calma, Blade, Skip, Collector. Mamma, qua, mi sta... lo sto adorando sto mazzo, raga. Ora, indipendentemente dal fatto che stiamo vincendo le partite, ma... cioè, gira. E questo è il bello di un mazzo, secondo me. Quando ti gira tutto. Ovviamente non può girare per sempre, questo è sicuro. Corvus Klain... Corvus Klain mi serve? Sai che non lo so se mi serve? Io intanto farei Lady Sif, sai. Intanto farei Lady Sif. Con calma. Con calma farei Lady Sif. Ok. Lockjaw. Qua è tosta adesso. Qua è tosta. A me conviene fare Dracula intanto. Dracula lo voglio fare e poi chiudermi magari al turno 5, sai? Ok, ok, non va bene così. Chi mi metti? La time, con calma. Con calma che possiamo fare veramente grandi cose. Ora, che mi dai? Morbus è bello, frate. Morbus è bello, cazzo. Morbius è bello, ma non ha senso che glielo faccio qui. Cioè, non ha senso che mi prenda il più 3 di forza, capito? Cioè, è logico che io glielo devo togliere, perché lui ha un Thanos e il più 3 di energia massimo gli può dare un aiuto, ma veramente da grande, capito? Quindi, oh, mi faccio i cazzi miei. E gioco Swarm Blade. Per poi il turno 6 fare Corvus e basta. Sperando che non mi dai le carriere, sennò è un disastro. Sì, dai, proviamo così, dai. Proviamo così. Se lo prendo ugualmente, cazzo. Dici Soul, va bene. Sperando che non gli dia qualche carta tossica. Ok, Kyra ci sta.
E visione. Può giocare altre carte. Frate, andiamo su due location, dai. Andiamo su due location. C'ho più usi. Andiamo su due location, dai. Andiamo su due location e vediamo quello che succede. Che neanche, perché Miek si sposterà a sinistra. Ugualmente. Però io suppongo che a destra abbiamo vinto. Raga, dai, abbiamo vinto. Il problema è il centro. Non so se basta. Non so se può bastare, se si inventa qualcosa. Ok. Però si buffano tutte e due, capito? Capito che si buffano tutte e due. Ok. Abbiamo vinto. Clean, pulito. Lito. Raga, mazzo discard. Oh, raga, veramente. Penso che sto mazzo si commenta da solo. Cioè, ha dato il cazzo a tutti. Cioè, veramente a tutti. Che poi, ricordatevi una cosa, raga. Quando voi mettete Collector e Morbius, dovete tenere in considerazione che li mettete sì nella stessa location. E teoricamente anche un po' sbagliato. Però, in un'altra magari mettiamo Dracula e abbiamo già due location belle potenti, capito? Poi se l'avversario c'ha Enchantress, oppure che cazzo ne so, uno Shadow King, questo è un altro discorso. Però raga, sto mazzo alla fin fine gira, è veloce, ci permette di fare tante ma tante giocate e in più è veramente molto forte al turno 6, possiamo fare veramente grandi cose. Oh, bello, provatelo sto mazzo, raga, ve lo consiglio se ci avete puntato su sto corvo, va?